cerchiati ce l'hanno fatta. L'obiettivo playoff è stato raggiunto. Ci avete invasato letteralmente di richieste per conoscere una nuova formula, completamente diversa rispetto a quella del 2012. La prima squadra, è inutile dirlo, sarà la Parma, mentre Como e Venezia si condenneranno il passo all'ultima giornata. I playoff quindi saranno disputati dalle squadre che occupano dalla terza all'ottava posizione. Ad oggi queste squadre sono Sampdoria, Brescia, Palermo, Catanzaro, Cremonese e una per l'appunto tra Como e Venezia. Chi non salirà in A tra queste due sarà certa del terzo posto, così come Catanzaro e Cremonese, che sono certi ormai del rispettivo quinto e quarto posto. Ma quindi come funzionano questi belli di playoff? Me lo dici un attimo? State tranquilli che ora vi spiego. Primo turno, quinta contro ottava, settima contro sesta. Qualora il risultato fosse di parità, anche dopo i supplementari, si guarderanno gli scontri diretti. La Sampdoria con l'attuale posizionamento sfiderebbe il Palermo al Barbera. Se invece riuscissimo a terminare il campionato come sesti, affronteremo sì il Palermo, ma in casa al Ferrari, col vantaggio di scontri diretti. Le semifinali prevedono invece la gara di andata in casa di chi ha passato il primo turno, la gara di ritorno invece in casa della terza e della quarta classificata, già di diritto in semifinale. In caso di parità passa in finale la miglior classificata, senza supplementare rigori. E la finale, stesso identico funzionamento della semifinale, con la gara di ritorno che si disputerà in casa della miglior classificata nella regular season. Insomma, un vero e proprio stravolgimento. Ma com'è che funzionano questi cazzi di playoff? Non ci ho ancora capito un cazzo, forza Doria!